Buongiorno e benvenuti da Ranghetti Auto. Io sono Rocco. Oggi andremo a vedere una Mini One Ray del 2010, una vettura unico proprietario che ha percorso 200.000 km, motorizzazione 1.6 da 75 cavalli che idonea anche per neopatentati. Adesso daremo un'occhiata alla parte esterna per poi passare agli interni. Partiamo come sempre dal frontale, dove troviamo i gruppi ottici alogeni con i fendi nebbia. Monta dei cerchi in lega del 15 e ben gommata. Grigio scuro metallizzato, gli specchietti sono regolabili elettronicamente. Vettura unico proprietario. La normativa già Euro 5A. Però col benzina potete circolare tranquillamente senza nessun problema. Sensore di parcheggio nel paraurti posteriore. Buone condizioni generali, qualche segnettino di carrozzeria come sempre lo segnaliamo perché c'è. La vettura è stata lucidata, è stata igienizzata internamente. Tutti i controlli elettronici sono a posto, non risulta nessun difetto particolare da segnalare. Adesso andremo a vedere la parte interna della vettura. Partiamo dal lato guida, dove troviamo la regolazione elettronica degli specchietti, come vi indicavo prima nella descrizione esterna. Gli interni sono un grigio scuro tessuto. La regolazione in altezza del sedile e logicamente in profondità. Gli interni sono in buone condizioni, ci sono una piccola rovinatura data dall'usura del tempo sulla parte del lato guida. L'omologazione è 4 posti, c'è anche gli attacchi ISOFIX. Gli interni comunque sono in ordine anche per il chilometraggio che ha. Climatizzatore elettronico manuale, c'è anche l'ingresso AUX. Computerino di bordo. Ed è idoneo per neopatentati. Un bagagliaio modesto, comunque è sempre una mini, comunque rimane una macchina utilitaria. Non ha la ruota di scorta, ma il kit di riparazione. Questo è lo sportello lato passeggero. Poi potete venire per la prova su strada anche col vostro meccanico di fiducia, come su tutte la prova su strada di tutte le nostre vetture, non c'è nessun problema. In conclusione, come sempre, vi invito a visitare il nostro sito internet ranghettiauto.com, dove troverete tutte le informazioni complete della vettura, le foto, i nostri recapiti telefonici, gli indirizzi mail per scriverci. Numero di targa di telaio, troverete le foto del service fino a tutti i passaggi che ha fatto. Per qualsiasi altra informazione contattateci e come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e ci vediamo alla prossima presentazione.